Fortuna verrebbe da dire che il Ceravolo capita una sola volta a campionato, almeno nell'arco di una stagione regolare. Catanzaro si conferma tabù per il Teramo, campo nel quale il diavolo non ha mai vinto nella sua storia. Finisce 1-0 grazie a un gol di Carlini nella ripresa, al termine di una gara in cui il diavolo riesce a fare poco o nulla. I biancorossi tornano al 4-2-3-1 dopo l'esperimento non troppo convincente a Pagani del 4-3-3. Rientrano Santoro e Costa Ferreira con Iotti che, come nelle attese, consente a Diakité di tornare sulla parte destra della difesa vista l'assenza di Lasic. Le Aquile creano molto nel primo tempo, senza però concretizzare. Inizia dopo 20 secondi Carlini, che si ritrova il pallone tra i piedi e spara in porta con Lewandowski in tuffo a far vedere di essere già caldo. Al 15° Evacuo va a colpire di testa dagli sviluppi di un angolo, trovando Lewandowski pronto in due tempi. Al 26° il teramano di Massimo buca in tunnel Iotti, si presenta davanti all'estremo polacco ma alza troppo la mira, vanificando la seconda palla gol della gara per la squadra di Calabro. Al 32° il Teramo protesta per un presunto fallo di mano in area di Martinelli, ma il direttore di gara fa proseguire. L'occasione del primo tempo per il Catanzaro si chiudono al 38° quando Riccardi si ritrova un pallone tra i piedi dagli sviluppi di un corner, ma indirizza centralmente in porta con la difesa del Teramo che riesce a sbrogliare. Ad inizio ripresa un colpo di testa di Piacentini ed un'apparente maggiore volontà illudono di un Teramo differente in campo. Il Catanzaro però non ha il calo fisico che ci si attendeva alla vigilia. Al 22° Carlini devia in qualche modo un tiro di risolo, ma è al 27° che i padroni di casa concretizzano. È una discesa di Contessa sulla sinistra, di Massimo serve l'assist a Carlini che questa volta spiazza Lewandowski. Alla mezz'ora di Massimo si vede annullare un gol per un presunto fuorigioco, ma prima di lasciare il campo serve un nuovo assist, questa volta Curiale, su cui l'estremo biancorosso risponde ancora presente. Paci prova a cambiare l'inerzia del match affidandosi ai cambi, prima Bonino, poi Kappa ed infine Di Francesco, ma il Teramo di fatto non riuscirà mai a rendersi pericoloso. Per il diavolo adesso il riscatto dopo la prima sconfitta stagionale si chiama Catania. Non abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello. Per venire qua in questi campi e vincere, la prestazione deve essere di altissimo livello, devi fare la partita della vita e noi oggi non ci siamo riusciti, ma questo credo che faccia parte di un normale processo di crescita, non è dal punto di vista tecnico, perché i ragazzi sono forti, validi e questa squadra secondo me ha le capacità di giocarsela con tutte, è proprio dal punto di vista emotivo che la squadra deve maturare, perché quando vieni in questi campi devi avere la lucidità, l'equilibrio. Il Catanzaro è una squadra forte, una squadra che è costruita per le prime posizioni della classifica e si vede dai giocatori, ma non per questo noi non possiamo competere al loro livello. Io rimango molto equilibrato perché so che per venire qua devi avere la maturità tale di giocare la partita sia in fase di non possesso ma anche in fase di possesso e ci vuole tempo. Perché di fronte abbiamo incontrato una grande squadra, un'ottima squadra, e quindi io credo che faccia tutto parte della normalità. Noi dobbiamo continuare sulla nostra linea, sulle nostre idee di gioco, senza cambiare idea, senza cambiare pensiero, perché il lavoro nostro sta proprio lì, migliorare. Ma non è il discorso tecnico oggi, è proprio un discorso di emotività alla partita, perché serve più, secondo me, serve più carattere che i giocatori hanno, ma bisogna farlo vedere in tutte le partite, in tutti i campi. Ecco, questo significa essere maturi. Oggi siamo un filino indietro, ma arriveremo, sono sicuro di questo.